siamo ancora in attesa di risvolti concreti. I lavoratori dell'ex 1500, i lavoratori di American Express, tutti gli ex lavoratori, cioè gli ex lavoratori di Almaviva ancora aspettano soluzioni concrete. Quello che dovevamo fare noi l'abbiamo fatto, sono stati fatti accordi sull'esodo incentivato, sono stati fatti percorsi di riqualificazione. Adesso aspettiamo il governo che dia risposte concrete, che porti soluzioni a oltre 500 lavoratori che ancora sono in Almaviva. Almaviva, sono quasi 15 anni che viaggiamo con questa problematica che ancora non si è risolta, anzi oggi siamo, diciamo, all'epilogo. Ci sono 700 persone in Sicilia che rivendicano il diritto di continuare a lavorare. Oggi abbiamo questo incontro al Comune, di pomeriggio alle 3 siamo alla Regione con gli assessori Tamaio ed Albano, che vengono da un incontro col Ministro Urso. L'auspicio è quello che portino qualcosa di concreto, perché fino ad oggi abbiamo visto solo tante belle promesse, nel senso che tante belle progetti, ma di concreto non c'è nulla. È come il gioco dell'oca, si va avanti per poi ritornare immediatamente alla casella di partenza. E continua il dramma dei lavoratori di Almaviva, sembra che sia arrivato l'epilogo, abbiamo fatto di tutto e quindi ora aspettiamo il supporto delle istituzioni. Abbiamo il dramma dei lavoratori del 1500 che in un periodo storico si sono immolati, hanno dato il massimo per aiutare tutti e adesso sono abbandonati. Quindi chiediamo alle istituzioni di intervenire. Una realtà, un contesto come Palermo non si può permettere di perdere centinaia di lavoratori. Almaviva al momento c'ha tre fasce di lavoratori, quelli appartenenti al servizio 1500, il Ministero della Salute che è scaduto il 31 di dicembre, Amex Servizi, American Express che sono rimasti senza clausola sociale e poi un'ottantina di colleghi che sono senza commessa, ex Alitalia soprattutto. E entrambi sono tutti nel limbo perché al 31 di luglio abbiamo allungato l'ammortizzatore sociale, ma scadrà questo ammortizzatore e quindi chiediamo al Ministero un tavolo immediato, perché il tavolo è aperto ma non capiamo perché si è interrotto. Ci auguriamo che ci convincano al più presto. Oggi siamo dal Presidente della Regione e questa è una cosa positiva che ci abbia convocato, perché è stato a Roma dal Ministro D'Urso. Speriamo che ci porti buone nuove, perché noi vogliamo tutelare tutto il perimetro occupazionale. Questi colleghi hanno 22 anni che lavorano in un'azienda e tutti insieme si troveranno a essere disoccupati.